Ciao ragazze, nuovo video outfit e vi faccio vedere l'outfit di oggi che è martedì e ho appena ravvivato i capelli e sono pazzissimi, tipo riccissimi, super super ricciosi. È la prima volta, la seconda volta che li faccio mossi da quando li ho fatti grigi. Sono molto assurdi, devo proprio abituare l'occhio. Comunque presto si smosceranno un po', non restano così super pomposi. Li ho fatti con la piastra onde, solo che essendo corti fanno subito l'effetto, non so se a voi piace, comunque un effetto capello pazzo. L'outfit di oggi mi piace tantissimo, molto vintage style, quindi non so se a tutte piacerà. Io però lo adoro, a parte che il vestito mi piace tantissimo, l'ho preso da Claire, del Rebelette Vintage Shop, vi ho già fatto il video. E partiamo dagli accessori, comunque vabbè, i capelli li avete visti, sono così alla pazza proprio, orecchini, ho deciso di indossare questi qui. L'outfit è un po' anni 50, credo che si dica anni 50, non so il vestito in che stile è, comunque mi direte voi. Rossetto scuro, ma sto un po' male, vabbè. Va bene, siamo lontane, che meglio. Il rossetto scuro, questo qui di Primark, e poi vabbè, il trucco molto semplice sul verde. Matita verde, un po' di ombretto bianco, un po' di ombretto marrone, niente di che. Gli orecchini mi piacciono tantissimo, li ho appena cambiati perché avevo i cerchi dorati, ma preferisco questi. Visto che ho ravvivato i capelli, borsetta in vintage style, questa qui di Isic. Che è pesantissima, infatti è vuota ma è pesa un quintale perché appunto volevo fare delle foto carine, in realtà poi prenderò sullo zainetto quindi non è proprio un outfit vero e proprio, però vabbè, volevo per le foto, ci sta. Anche gli occhiali da sole, però dove andrò a prenderli? Vabbè, li prendo subito. Mi direte una picchia? Ok, allora occhiali, partiamo, occhiali da sole, questi qua di Primadonna che avevo preso con i salli, mi piacciono molto, sono tartarugati, hanno questo effetto tartarugato, molto carini. E poi l'abito che è molto particolare, questo abito in stile vintage che appunto è cucito a mano, secondo me, perché è proprio fatto a mano, anche l'orlo e tutto, ha tutti questi bottoncini, in realtà anche H&M li sta riproponendo questi vestiti vintage, quindi è ancora molto attuale e la cosa meravigliosa sono i bottoncini. Si stringe qui in vita, quindi delimita comunque bene anche la silhouette e arriva sotto come lunghezza sotto il ginocchio, che è una lunghezza che a tanti di voi non piace, invece a me piace tantissimo. Per renderlo un pochino più moderno, oltre appunto al capello grigio che già fa di per sé la sua, diciamo, la sua storia, ho deciso di mettere questi sandali qui pitonati di Zara numero 37, li avevo presi su eBay e sono veramente bellissimi. Non so se riuscite a vederli, comunque sono troppo belli e è un ton sur ton, sono così, ok, ton sur ton, è un po', mi sento un po' negli anni 50 come se fossi un hostess, non so, questo è l'effetto che mi dà, o comunque una signorina che va a prendere l'aereo, non so se ce l'ha già l'aereo, comunque vabbè, una signorina in carriera di quei tempi, magari poter tornare un attimo in quei tempi. Spero che il video vi sia piaciuto, questo outfit è molto particolare, spero che vi abbia dato un po' di, se non vi è piaciuto vi abbia dato un po' di allegria, almeno i miei capelli pazzi vi dovrebbero dare un po' di allegria. Ci vediamo nel prossimo video qui e vi faccio salutare dai miei romini. Ehi, dormiglioni! Ah no, ce n'è solo uno, perché pensavo che romina era quella, non so neanche che cos'è, ma mi drogo io. Lanci! Vabbè, volevo farvi salutare anche Romina, ma vediamo dove è andata. Vabbè, lui lo sapete, è l'ancillotto. Lancio! Ciao, Lancio! Guarda qua in camera, bravo! Vediamo se c'è anche Romina, che me la faccio salutare. E poi vi saluto. Tanto che ho ancora memoria. Ah, è qui, nella sua cucina. Ma tu mi stia, si incastiga nella cuccia? Si incastiga nella cuccetta? Come mai? Come mai? Con quella barbina, eccola qua, ci vediamo nel prossimo video, ciao!